è stato? Cosa sta succedendo? Ti avevo detto di non disturbarmi! Oddio. Vieni. Vieni e fatti vedere meglio. Come sei entrato? E perché proprio ora, mi chiedo? Proprio in questa notte, quando stiamo finalmente per rispondere all'appello dell'infinita saggezza del Dio Macchina, sono certa che il tuo arrivo qui non sia affatto una coincidenza. Cerco Allison Stanek. Non mi stupisce. E l'hai trovata, fratello, alla vigilia della sua più grande impresa. Ma stai cercando consiglio? Assistenza per le tue preghiere e meditazioni? O vuoi unirti a noi? Per evadere dalla tua prigione di carne e consegnarti alla gloria della singolarità, la Gran Sacerdotessa è a tua completa disposizione per qualsiasi necessità. Parliamo delle bombe che hai fatto per l'attentato alla stazione. Tutto qui? Il mio fratello Victor è un uomo coraggioso e un buon leader. Quando mi ha chiesto di costruirgli delle bombe, ne ero lusingata. Conosco Victor. Se è la mente degli attentati, devo parlargli. Ah. Dopo che i nostri oppressori corrotti hanno mandato un loro cane da Racker, Victor si è trasferito in un centro di ricerca sulle Alpi Svizzere. Mi sembra si chiami Garm. Garm, ok, capito. È per questo che sei qui? Sei venuto in questo luogo sacro per chiedere il mio aiuto contro la nobile causa di Victor? Traditore! Blasfemo! E io che pensavo fossi uno di noi. Lo sono, ma io ho un concetto più inclusivo di noi. Allora sei diventato loro schiavo. Ma io no. Troppe volte la polizia mi ha insultata soltanto per ciò che sono. Avrei potuto piegarmi, come te, ma ho resistito. E il Dio Macchina mi ha ricompensata. Sono uscita da questo supplizio, illuminata. L'illuminazione è uno stato di alta percezione e sapienza. Doti che sembrano mancarti. Se sbagli sul perché sono qui, scommetto che sbaglierai anche su altro. Se il tuo arrivo ha interrotto quello che stavo facendo, e ciò mi ha distratta dal motivo della tua visita. Ma chi avrebbe mai immaginato uno come te dalla parte dei nostri nemici? Loro ci derubano, ci stuprano e ci uccidono. Sono animali. E gli animali si estinguono, mentre la tecnologia persiste. Victor ammazza chiunque, senza distinzioni, anche gli innocenti. Come tuo padre, che era una persona comprensiva e paziente. Padre, un uomo dal cuore d'oro. Spero che gli attacchi di Victor continuino a risparmiarlo. Continuino? Ce ne saranno altri. Pensi davvero che gli abbia costruito soltanto 3 bombe? Ne ha abbastanza da distruggere l'intera città. Ora scusami, ma devo tornare a ciò che stavo facendo prima che arrivassi. Ehi, non ho finito. Allison! Oh, merda. È il momento, figli miei. Il corpo è la prigione, i potenziamenti la chiave, e la consapevolezza è tutto. Liberati delle limite della Chiesa, accogliete la singolarità. Allison, ferma! So che puoi fare. Ho già visto quella tecnologia, è finita male. Temi per le nostre vite? Non preoccuparti, fratello. Solo i nostri corpi moriranno. Le nostre menti, libere da vincoli fisici, si fonderanno con la coscienza divina del Dio Macchina. Questa è l'ascensione. Ti inviterei a unirti a noi, ma non c'è più posto. Voglio solo scongiurare altri attacchi. Dove colpirà Victor? Non lo so. E non mi importa.
Sono sulla soglia di una nuova esistenza. Quando sarò con il Dio Macchina, i fardelli di questa dimensione fisica non saranno più un fastidio. Importa è come. Non si nasce potenziati. Vedi il mondo come un supplizio che o ti uccide o ti fortifica. Ma Victor ammazza le persone, negando loro il diritto all'illuminazione. Non ti interessa? Mi interessa e come. L'illuminazione è una grazia. Ma la sorte decide chi la merita. Tutto ciò che possiamo fare per gli altri è pregare per loro. A questo mondo non c'è altro che agonia e sofferenza, oltre alla futile lotta contro di esse. I pochi momenti felici cadono sotto il peso della realtà. L'ascensione è la nostra unica salvezza. Non è così. Hai già visto il lato peggiore della vita, ma vuoi ancora migliorare le cose. E malgrado tutto, credi che sia possibile. Tutto ciò che ti serve è in questa stanza. Puoi salvarti solo con le tue forze. Fratello, la tua fede in me, la tua fiducia, mi ha commosso. Non può essere un caso che tu ti sia mostrato a me proprio in questa sacra occasione. Sei un segno del Dio Macchina per dirmi che l'ora della mia ascensione non è ancora giunta. Devo restare per diffondere la sua parola. Il mio dovere è fermare gente come Victor e mi serve il tuo aiuto. Certo, caro profeta. Per me sarà un vero onore. Ti prego, aspetta qui. Tieni. Può disinnescare le mie bombe a distanza. È stato bello costruire qualcosa che può salvare vite invece che prenderle. Agente Jensen? Di qua. Sono in arresto. È morta della gente, Ellison. Per le tue bombe. Non ci saranno conseguenze per i miei fedeli. Lo prometto. Quando troverai Victor, sii clemente. Ricorda che è tuo fratello. Ok. Smiley, degli agenti stanno portando dentro la Stanek. Devo parlare con Miller. È tornato? No, ma aspetta, l'ho contattato subito. Jensen, allora, hai scoperto qualcosa? Molto più del previsto. Dove possiamo vederci? Da Chicane. Siamo ora in volo. Miller, chiudo.